Riassuntino. Dopo il fantastico, bellissimo, apro le virgolette, appuntamento, chiudo le virgolette con Tatiana, ci si è appioppata, niente proprio di meno che Natsumi San, perché ha perso punti per colpa di Ryuka San e quindi ora pretende che noi risolleviamo la sua situazione di punti disastrosa. Quindi siamo appena usciti dall'ufficio e l'unico posto che abbiamo trovato per andare con lei è la sala giochi. Siamo in sala giochi, andiamo avanti. Tutto Natsumi-san, acceso? dove Bene. devi andare? Cosa vuoi giocare?決まっているわ. È ovvio. Grande Natsumi! Grande Natsumi che vuole giocare a Rhythm Game! Si dirige verso il cabinato con un Rhythm Game. Piazza 100 yen e comincia a giocare. Non so nulla riguardo questi giochi, ma persino io riesco a capire che è assurdamente brava. Le devono piacere molto. Io e Natsumi-san abbiamo qualcosa in comune. L'unico problema è che il gioco musicale è single player e non sta dicendo una sola parola. È certo che non può parlare, si sta concentrando, no? Deve giocare, deve fare perfect, deve, capito, eccellere la perfezione, non può parlare. Sprecare il tempo a parlare. Natsumi-san, かなりやり込んでますよね。すごく上手です。Devi giocarci molto, Natsumi-san, sei davvero brava.話しかけないで、気が散るから。Non parlarmi, mi stai distraendo. Cerco di rendere di più questa cosa un appuntamento parlandole, ma lei mi fa desistere. E così tutto quello che faccio è guardarla giocare. Il fatto che sia così brava fa durare la cosa per abbastanza, per molto tempo. Che diavolo, conta come appuntamento? Aspetto che finisca di giocare e la invito a giocare a qualcos'altro. Natsumi-san, あっちのレースゲームを一緒にやりませんか?プライズゲームでもいいですし、プリクラとか取っちゃいます?Natsumi-san, vuoi provare quel gioco di corse? Possiamo anche cercare di accaparrarci un premio. O se hai qualche coupon, possiamo usare. Possiamo giocare al gioco dei coupon.遠慮するわ。バイトさん、あなたはあなたで楽しんで。No, grazie, giocati qualcosa da solo, part-timer. Natsumi-san tira fuori altri 100 yen, li mette dentro e inizia a giocare di nuovo. Mi preparo ad essere guardato di nuovo male mentre le faccio un'altra domanda. Natsumi-san, デート楽しんでます?Natsumi-san, ti stai divertendo all'appuntamento? ええ、楽しんでいるわ。Sì, mi sto divertendo. E mentre gioca, mi risponde senza esitazione. Non sembra che stia mentendo. Ho la sensazione che lei non abbia idea di come sia un appuntamento normale. Probabilmente non pensa che sia godersi qualcosa con la persona, ma che entrambe le parti finiscano con l'essere soddisfatte. Non è sbagliato, ma onestamente questa situazione mi fa sentire male riguardo a me stesso. Sono stato in preda al panico tutta la notte per questo appuntamento. Mi sentirei molto meglio se facessimo qualcosa insieme. Mi va bene se lei, grazie a questo appuntamento, otterrà i punti dei quali ha bisogno, ma non mi aspetto che i miei aumentino di molto. Natsume-san continua a giocare il gioco ancora e ancora. Poi la situazione cambia. Invece di mettere altri 100 yen, Natsume-san sospira. さすがに少し疲れたわ。それに喉も渇いたし。休憩にしましょうか。Sono un po' stanca e assetata anche. Andiamo a riposare. でしたら喫茶店にでも入りましょう。この近くでいい店知ってるんです。Allora andiamo in un bar, ne conosco uno abbastanza carino, non molto lontano da qui.
Lasciamo la sala giochi e arriviamo alla nostra destinazione. È Angelus, un bar molto popolare ad Asakusa, con un aspetto retromoderno. Grazie a Kaminari Mon e Sensoji, Asakusa è un posto molto giapponese, ma non mancano posti dall'area occidentale. Ci sono abbastanza ristoranti di questo tipo, infatti. Non sono mai andato, ma quando ho visto Angelus una volta in una foto, ho pensato che fosse un posto perfetto per un appuntamento. Angelus, ne? Oh, Angelus. Natsumi-san wa kita koto aru desu ka? Sei mai stata qui? Nankai ka ne. Ochitsuita funiki da kara, hitori de ocha o suru koto mo aru wa. Sì, molte volte. È un posto molto rilassato, quindi vengo qui spesso per bermi il tè. Beh, ad essere onesti, avevo la sensazione che lei potesse essere, che questo posto le potesse essere familiare. E sembra che le piaccia. Ma il fatto che lei venga qui molte volte significa che le piace veramente. Buon lavoro ad averlo scelto, me. Entriamo? Mentre mi complimento con me stesso, Natsumi-san mi lancia uno sguardo strano. Ah, sì, sì, entriamo. Con velocità apro la porta ed entrambi entriamo. Proprio come detto, è un posto molto rilassante, immerso in una luce arancione molto leggera. Tutti i dettagli sono ben decorati e si può passare un bel momento anche semplicemente guardandosi attorno, ed è esattamente quello che sto facendo io. È veramente un posto meraviglioso per un appuntamento, l'unico problema è che non ci sono camerieri. Ci sediamo, ma ovviamente non riceviamo nessun menù. Comprerò qualcosa alla macchinetta. Che cosa ti piacerebbe? Va bene, un caffè nero. Va bene. Salto fuori dal caffè, vado alla macchinetta lì vicino e compro un caffè nero e una Coca-Cola. Scusa per l'attesa, ecco a te. Ritorno e le do il suo caffè. E così iniziamo a bere dalle nostre lattine. Il fatto che in realtà siamo in un bar rende la cosa un po' sfortunata. La Coca-Cola riempie la mia gola secca con delle bollicine soddisfacenti. Ah, la Coca-Cola è buona. Riesco a riacquisire l'idratazione che mi serve da questa bevanda. Onestamente, sono incline a pensare che il mio corpo sia composto per il 70% da Coca-Cola. Mentre mi godo la bevanda, realizzo che Natsumi-san ha malapena toccato la sua. Natsumi-san, non bevi? Sto bevendo, vedi? Porta la lattina alla bocca e beve un sorso. Fa una smorfia. Ah, quindi anche tu puoi fare delle facce strane. Oh, quella cosa ti è sembrata strana? Se non è grandioso, mi piacerebbe perforarti gli occhi con la mia G-Pen. Scusa, mi sbagliavo, stavo scherzando. Mi scuso istantaneamente. Lasciando perdere il tuo viso, Natsumi-san, non riesci a bere il caffè nero? Non riesco, hai qualche problema con la cosa?
Nande nomenai no ni tanondan desu ka? No, non ho nessun problema, ma allora perché me l'hai chiesto? Sore wa... Io... Natsumi-san... Rimane silenziosa per un momento. Aspetto che continui. E lo fa, anche se con esitazione. Honton no kuro tenshi o nanoru kara ni wa... Black coffee gurai nomete tōzen tōyū ka... Mi definisco l'angelo nero dell'oscurità, del caos, e quindi dovrei bere caffè nero. Sì? Ah, sta cercando di rimanere nel personaggio. Ovviamente riuscirei a berlo se aggiungessi un sacco di zucchero e di latte. Direi che in quel caso non sarebbe più caffè nero, ma non lo faccio. Già, ireba in janai desu ka? Sore kurai nara kono omise de karitemo mondai nai to omimasu shi. Beh, allora perché non aggiungi queste cose? Non penso che ci sarebbero molti problemi se tu le prendessi in prestito da qui. Sore wa dame. Non posso. Demo nodo kawaiteru desu yo ne. Ma sei assetata, giusto? Natsumi-san rimane in silenzio di nuovo. Sembra che io abbia ragione. Le compro del caffè latte, vado a prendere dell'acqua, le do della Coca-Cola. Ma berrebbe la Coca-Cola dalla mia lattina? Le compro il caffè latte, provo a darle un po' della mia Coca-Cola. Dottara, boku no nomimasu? Cola, nigate janai desu ka? Allora vorresti bere la mia Coca-Cola? Ti piace? Dezzu ni nigate deva nai keredo. Non mi importa. Carai, yokatta desu. Dozo. Buono sapersi, ecco. Le do la mia lattina di Coca-Cola. È mezza piena, ma sono sicuro che vada bene per prendersi cura della sua sete. Ma... Boku wa mou jūbun nomimashita kara. Zenbu nonjattemo ii desu yo. Ah, sore tomo, boku no nomikake wa iya desu ka ne? Ne ho bevuta abbastanza, quindi non ti preoccupare di me. Bevila pure tutta, se vuoi. Ah, cosa? Non ti va di bere dalla lattina dalla quale ho bevuto già io? Eh? Ah, lo sapevo. E Natsumi-san diventa istantaneamente rossa. Natsumi-san? Natsumi-san? Sarete... Cosette... Quello sarebbe un direct. Ora che ci penso, se lei bevesse dalla lattina dalla quale ho bevuto io, sarebbe un bacio in diretto. Wow. Gliel'ho proposta come se non fosse nulla di che, ma capisco perché è contro la cosa. Io volevo solo... Scusa per aver detto una cosa strana, la finirò da solo. La cosa ha reso il tutto goffo. E quindi cerco di riprendere la mia lattina. Non mi importa. La prende dalle mie mani e si beve la coca. Che intensità. Mentre la fisso, i nostri occhi accidentalmente si incontrano. E io velocemente distolgo lo sguardo. Non è bello vedere che qualcuno ti osserva. Pensavo che si sarebbe lamentata del fatto che la stavo fissando, ma per qualche ragione Natsumi-san silenziosamente piazza il suo caffè in lattina davanti a me. E questo? Anata, mada nodo ga kawaite iru njanai no? Watashi ga nonde iru no monohoshi sou ni miteita shi. Hai ancora sete, giusto? Mi hai guardata mentre bevevo, mi hai guardata come se fossi geloso. Non direi di essere geloso. Dakara, kono kōra no kawari ni kocchi wa ageru wa. Kono mama suteru no mo mottai nai shi ne. Puoi avere questo in cambio della tua Coca-Cola. Buttarlo via sarebbe un spreco, dopo tutto. In desu ka? Sei sicura? Nando mo iwasenai de. Sore tomo iranai no kashira? Non farmi ripetere le cose. O che c'è? Non lo vuoi? Ie. Arigatou gozaimasu. Itadakimasu. Non è quello, grazie. Lo accetto volentieri.
decido di bermi il caffè che mi ha dato. Faccio un sorso e il sapore e l'odore amaro mi riempiono la bocca. Per qualche ragione mi sento come se questo caffè, pieno della pietà di Natsumi-san, è più buono di quello che è più gustoso di quello che normalmente bevo. Ci ha sputato dentro. È buono. Capisco. Natsumi-san distoglie lo sguardo e si beve ancora un po' di Coca-Cola. Continuiamo a bere senza dire nulla. Alla fine non riesco più a sopportare il silenzio. Sperando di accendere una conversazione, decido di farle alcune domande. Da quanto vivi in ufficio? Ma chi lo sa, non ricordo. I tuoi genitori vivono in città? Perché lo vuoi sapere? A te non importa, no? Che cosa fai nei giorni di vacanza? Non ho una risposta a quella domanda, infatti il concetto di giorni di vacanza non si applica a me. Non importa quello che provo a chiederle, ma le mie domande vengono sempre scansate in una maniera o nell'altra. Ah, sto per crollare. Chiedere è sempre meglio che stare in silenzio, quindi continuo. Che tipo di food, certo, che tipo di cibo ti piace? E piantala! Quanto sei impiccione! Sembra che non ne possa più. Scusa. Mi scuso onestamente, continuo a bere dalla mia lattina in completo silenzio. Part-timer, non interpretare male, non lo sto dicendo perché non mi piacciono le domande. Solo ne ho abbastanza di queste domande senza senso. Intendo, non me le hai fatte perché veramente ti interessano le risposte, giusto? Ha ragione. Le ho fatto queste domande semplicemente perché ero impaurito dal silenzio. Hai qualcosa che mi vuoi veramente chiedere? Quella sarebbe una domanda alla quale risponderei tranquillamente. Qualcosa che le voglio chiedere. Qualcosa che voglio sapere di lei dal profondo della mia anima. Oh no! No, una di quelle scelte con le cose svolazzanti. Fermi tutti. Ah no, glielo chiede. Natsumi-san, ti piacciono i tuoi disegni? Prima di averlo realizzato, le faccio questa domanda. Mi è venuta in mente per nessuna ragione, ma è sicuramente qualcosa che voglio sapere. Ora che l'ho detto, in realtà mi sento stupido. Mi aspetto di sentirla dire che abbiamo finito questa cosa. Onestamente sono sicuro che sarà questo quello che mi dirà. In realtà, la sua reazione tradisce completamente le mie aspettative. È una domanda difficile, ma finora è la più interessante. Inizia a pensare. Anche questo è un silenzio, ma è pieno di significato. 100% 好きとは言えないわ。私が描きたいと思っているキャラクター、世界を完全に表現できているとは思えないもの。 Beh, non posso dire che mi piacciono al 100%. Non mi sento come se rappresentano davvero i personaggi e i mondi in modo così perfetto come me li immagino. 尊敬する画家やイラストレーターの作品を見ると、自分の力のなさを痛感して死にたくなることもあるわ。 Quando guardo i lavori di altri artisti e illustratori che rispetto immensamente, spesso realizzo la mia mancanza di abilità
e vorrei solo morire. A volte mi sento così disperata che considero di smettere di disegnare e basta. Ma non potrei smettere, non voglio smettere. C'è il fatto che disegnare è l'unica cosa che so fare, ma che mi piace fare anche e credo nelle possibilità dei miei disegni. Studierò e farò un sacco di pratica per imparare a fare dei disegni che potrò dire onestamente di amare. E così inizia a parlare dei suoi disegni con un'intensità che il silenzio di prima sembra solo una bugia. Mi parla dei suoi lavori precedenti, delle sue preferenze, delle cose che... delle cose e dei personaggi che vuole disegnare in futuro. Natsumi-san è un po' goffa, ma è così stoica e appassionata di quello che fa, che onestamente la trovo abbagliante. All'improvviso, come se le sembrasse di aver parlato troppo, abbassa il tono della voce. Come puoi notare, sono solo una donna noiosa che parla solo di disegno. Non sei noiosa. Vedendo che denigra se stessa, alzo la mia voce. Hai trovato quello che vuoi fare e fai del tuo meglio per riuscirci. È una cosa grandiosa, sei incredibile. Natsumi è la migliore. Natsumi è la migliore, punto, punto, punto. Lo pensi davvero? E sospira in una maniera carina. Come te non dovresti comportarti in maniera così presuntuosa. Afniamen? Che cosa significa? Mi imbarazzo per lei e divento rosso. Dimentica quello che ho detto, cancellalo dalla tua memoria. Natsumi-san inspira ed espira profondamente e sospira, non sospira, sussurra. Vuol dire bashfully? E sussurra timidamente. Ma le parole che mi hai detto, per una volta tanto, erano delle belle parole, quindi grazie, Reiji. Non è nulla, aspetta, Cosa? Per caso Iruka ti ha infettato con il suo strano disturbo della voce? Hai appena detto il mio nome, no? Non l'ho fatto. Senti le voci. Sembra che le tue orecchie siano malate come la tua testa. No, l'hai fatto davvero, l'ho sentito chiaramente. Non avrei dovuto dirlo, continuerò a chiamarti part-timer. Perché?
perché stai diventando troppo spocchioso a riguardo, quindi stai facendo anche una faccia strana ora. Oh, si vede? Puoi biasimarmi però, è la prima volta che mi ha chiamato per nome. Non me ne frega se mi guarda come se fosse spazzatura. Non mi impedirà di sentirmi come se fossi sulla vetta del mondo. Svuotiamo le nostre lattine e torniamo in ufficio. L'appuntamento non è stato molto appuntamentoso. E i nostri scambi di battute sono stati rigidi. Ma anche così mi sento come se la distanza tra di noi si fosse accorciata un pochino. Finisce il nostro appuntamento e sono completamente soddisfatto del risultato. Sono le 18, riceviamo di nuovo i nostri messaggi. Tiro fuori il mio smartphone e guardo quello che ho ricevuto. Oggi hai ottenuto un totale di 50 punti normalità. Attualmente hai un totale di 139 punti normalità. Yatta! Sì! Tiro sul pugno per aria e ora sono arrivato a 100. A meno che io perda un'impossibile quantità di punti nei prossimi due giorni, ho finito il gioco. Plus 50 punti de 139 punti des. Più 50 punti, il mio totale adesso è 139. Congratulazioni Regicun, io ho ottenuto 8 punti, quindi ora ne ho 115. Più 6 punti, ne ho ottenuti, ora ne ho 107. No! Più 12 punti, ora ne ho 107, ho vinto. Plus 85 punti. Più 85 punti, ne ho ottenuti più di quanti mi aspettassi. Il mio totale ora è 93. No, meno 20 punti, ora sono a 120. Più 60 punti, ora sono 97. Mancano solo Asano e Natsumi, quindi. Sembra che stiamo andando tutti bene con i punti normalità. Proprio come Yuno Sano, Walesan e Rokasan hanno vinto l'altro giorno, io e Tatiana abbiamo vinto oggi. Non ho fatto nulla, ma ho ottenuto comunque punti. Bello. Sono sorpreso di aver ottenuto 50 punti. Natsumi-san, con 85, ha avuto un bel numero. Sembra che quell'appuntamento un po' goffo in realtà sia stato più normale di quanto pensassimo. Natsumi-san era quella nella posizione più precaria, ma ora ha bisogno di soli 7 punti e ci sono ancora 2 giorni. Sono anche sorpreso del meno 20 punti di Rokasan. È ancora a posto con 120, ma è una grossa somma da perdere. Perché? Non avevo bisogno di punti, quindi mi sono stato solo qua alla base, non ho fatto nulla. Questo significa solamente che sei una creatura che perde 20 punti normalità ogni giorno solo respirando. Natsumi-san commenta, sembrando quasi felice. Mi sa che si sta vendicando per il giorno prima. Il mio consumo di normalità è troppo elevato. Oh, ma va tutto bene, già vedo la fine. Domani saremo tutti a 100. Mentre tutti si stanno preparando a vincere, Asano ha un'espressione strana.
Asano? Dostanoda? Aima, 97 point non daro? Ato 3 point grai yoyu nanoda. Ecco, cosa succede Asano? Hai 97 punti, giusto? Ne hai bisogno solo di altri 3 per vincere. È facile. Onda koto. Anta ni iwarenakutatte. Wakatteru wa yo. Rakusho yo, rakusho. Ato 2ka aru nda kara. Ato 2ka. Lo so, otterrò i punti, non ti preoccupare. Ho ancora 2 giorni, 2 in più. Parla come se stesse cercando di convincere se stessa, ripetendo due in più, ancora e ancora. Su questa Asano, sicuramente disperata perché saranno gli ultimi giorni che passerà con qualcuno, ci fermiamo la prossima volta, vediamo cosa succede in questi ultimi 2 giorni de fuego.